Possiamo cominciare? Dunque, benvenuti anche a questo quarto incontro e benvenuti anche, se sono a casa, a quelli che ci stanno seguendo. L'ultima volta, a gennaio, abbiamo sentito un po' Teresa parlare in prima persona, no? E il suo raccontare è stato così vivo che sembrava di averla qui in mezzo a noi. Inoltre, ha avuto anche la capacità di coinvolgerci molto, no? Perché ci si vedeva reciprocamente e come noi eravamo coinvolti e ci avete visto, noi abbiamo visto il vostro coinvolgimento. Quindi direi che si è guadagnata degli amici in più, forse, Teresa. Oggi però ci troviamo ad ascoltarla su un tema, l'obbedienza, che forse ci può riservare delle sorprese. Già il titolo, no? L'obbedienza moltiplica le forze, ci interroga un po', perché normalmente quando si parla di obbedire lo si intende come qualcosa che mortifica un po' la nostra libertà, ci tarpa le ali, non ci lascia scegliere. Qui, sentendo il titolo, invece sembra che sia qualcosa che moltiplica le forze, no? A me ha incuriosito molto il titolo che hanno dato e quindi io direi diamo subito la parola a Suor Michela, che magari ci fa capire qualcosa di più e ci fa un po' rendere più simpatica l'obbedienza. Ecco, sì, vediamo. Dunque, innanzitutto è Teresa, no, che ci indica la strada per vedere questo stile di obbedienza. Innanzitutto, come premessa, vorrei dire che questo libro, pur essendo costituito in larga parte da brani narrativi, non si limiti alla trasmissione di aridi fatti o eventualmente di spassosi aneddoti, ma lasci emergere qua e là importanti spunti teologici, no, e spirituali. Qui parla una Teresa che ha imparato a conciliare la sua idealità con la sobria spiritualità del quotidiano. Quindi, concretamente, nelle vicende più disparate, si trova ad approfondire i fondamenti della sua opera. In più, le comunità che man mano si moltiplicano le danno modo di interrompere la narrazione e di trattare delle questioni fondamentali di vita comune, di vita spirituale. Appunto, uno di questi temi, come diceva la madre, no, è quello di stasera, l'obbedienza. Allora, l'obbedienza moltiplica le forze. Potremmo dire che quasi a Teresa questa intuizione le viene suggerita, le viene quasi sussurrata all'orecchio dal Signore proprio quando le chiedono di scrivere questo libro, il libro delle fondazioni, no? Quindi, naturalmente lei non la tratta in modo articolato e sistematico, ma la lascia emergere fin dall'inizio del libro in varie sfaccettature, no? Però per lei si tratta ancora una volta non di magnificare il proprio io eventualmente gonfiato dai propri progetti, iniziative, ma di lasciare il libero campo all'azione di Dio, che agisce in lei anche attraverso e anche grazie alla sua impotenza e alla sua debolezza, no? Praticamente l'atteggiamento del lasciarsi amare. Non contando sulle proprie forze, ma su quelle di Dio. Appunto, l'obbedienza moltiplica le forze. E quindi potremmo pensare che questo modo di vedere l'obbedienza sia la cifra, sia la sintesi di tutta la sua vita, che appunto si è affidata alle braccia del Signore in un modo assolutamente certo che Lui non l'avrebbe mai abbandonata.
Ecco, per questo, per Teresa, l'obbedienza non è soltanto la virtù per eccellenza, ma una riserva di forze, una riserva di forza. Adesso possiamo vedere come lei ci dice le varie caratteristiche, no? Però possiamo già vederlo in questa prima esclamazione che conosciamo già, ma che è bene riprendere proprio in questo contesto dell'obbedienza. Allora, in Fondazioni 2.7 scrive: «O grandezza di Dio, e come mostrate il vostro potere nel dare audacia a una formica?» Ecco, ci ricordiamo la volta scorsa la storia di una formica coraggiosa, no? «E non è certo a causa vostra, Signore mio, se coloro che vi amano non compiono grandi opere, ma è per la loro codardia e pusillanimità. Già che noi non ci decidiamo mai, ma siamo pieni di mille timori e di prudenze umane, allora voi, Dio mio, non operate meraviglie e grandezze. Chi più di voi è amico del donare, se avesse a chi donare?» Ecco, potete già comprendere il tono dove Teresa mette la sua forza, no? Ecco, sappiamo che Teresa infatti ha giocato tutta la sua vita su questa comunione con il Signore, no? Dal quale sapeva di essere amata. È l'esperienza del Dio amico, no? Il cui tratto la apre poi all'autentica conoscenza di sé, conoscere i suoi limiti, conoscere anche le sue potenzialità, no? Però, per approfondire ulteriormente, è necessario prendere in considerazione i tratti caratteristici di questo stile di obbedienza che Teresa ha vissuto nella sua, innanzitutto li ha vissuti nella sua esperienza personale, per se stessa, no? E poi ha cercato di appassionare i suoi figli, le sue figlie e anche i confessori, perché i confessori a poco si sono fatti volentieri i suoi discepoli. E quindi poi le sue acute osservazioni conservano la loro efficacia e attualità anche ai nostri giorni e si aprono a un vasto pubblico, a tutti voi, no? A tutti quelli che ancora vogliono attingere alla sua inesauribile saggezza di insegnamento e di vita. Allora, penso che il primo presupposto perché si possa vivere l'obbedienza sia l'ascolto. A me piace sempre andare all'etimologia delle parole, no? Perché si colgono delle cose interessanti. Ad esempio, obbedire viene dal latino ob audire e quindi sollecita un ascoltare la vita in avanti, no? L'obbedienza comincia con uno che mi precede, mi parla, ma quello che dice va creduto perché ancora non si è realizzato, no? Possiamo pensare biblicamente, possiamo pensare a quello che è successo ad Abramo. Poi è interessante che Dio nella Bibbia non chieda sacrifici e offerte, ma orecchie attente, no? Il Salmo 47 infatti dice: «L'orecchio mi hai aperto». Anzi, gli esperti dicono che il termine sia ancora più forte, sia l'orecchio mi hai scavato. Quindi, una volta avuto l'orecchio aperto, scavato, dico sì alla parola, ma perché dico sì a colui che amo e che so dovunque egli mi conduca, qualunque cosa mi possa accadere, sarà solo per un mio maggior bene. Ecco, potremmo dire che questa è l'obbedienza che è propria di ogni persona, di chiunque crede che la vita non sia un caso, un evento fortuito, ma un progetto d'amore, a cui dare il proprio assenso, la propria risposta responsabile, no? Ecco, l'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo parlato di Teresa come una mistica dagli occhi aperti, no? Cioè capace di vedere la realtà in un certo modo, no? Quindi per una persona capace di vedere i segni dei tempi, tutto questo risulta essere innanzitutto obbedienza alla storia, che ci interpella,
ci ferisce, ci sconvolge, la nostra piccola storia personale però è inserita nella grande storia del nostro mondo così complesso, così pieno di sofferenza, no? Poi pensiamo ciascuno ai propri incontri, gli eventi, le intuizioni del cuore, le scelte. In fondo sono tutte chiamate che Dio ci sta rivolgendo, no? Oppure pensiamo all'atteggiamento fondamentale di due genitori capaci di far spazio alla totale alterità del figlio. Oppure a una coppia che nell'amore in qualche modo si dona obbedienza reciproca. O a una comunità come la nostra, che assume un progetto comune e con questo aderisce a qualcosa deciso insieme in una condivisione di vita nella quale ci si affida le une alle altre, no? In una dedizione che certo nasce dall'amore, ma che si concretizza nell'obbedienza, no? Non solo alla madre, ma anche le une alle altre. Dunque, obbedienza possiamo dire che è innanzitutto ascolto di Dio che parla attraverso la sua parola, certamente, ma nello stesso modo allora attraverso gli altri, attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, quindi attraverso tutte le svariate mediazioni che la storia ci presenta. Però andiamo con ordine e vediamo i passaggi che Teresa mette in risalto. Allora, scrive così. Fondazioni 5 e 6. O Signore, quanto sono diversi i vostri cammini dai nostri pensieri ottusi. Da un'anima ormai determinata ad amarvi e abbandonata nelle vostre mani, non volete altro che obbedisca e che impari a conoscere bene cosa significa servirvi maggiormente e che questo desideri. Non ha bisogno di cercare lei i cammini, ecco, vedete. Siete voi, Signore mio, che avete questa preoccupazione di guidarla là dove maggiore è il suo profitto. Ecco, abbiamo visto l'anno scorso che Teresa non ha affatto tralasciato di rispondere alle domande che le venivano dalla storia, no? Sensibilissima ai drammi del suo tempo, ha saputo dare risposte di senso, di luce al buio nel quale si sentiva immersa con i suoi contemporanei. Soprattutto ha capito una cosa importante, che avrebbe potuto cambiare qualche cosa dell'ambiente che la circondava cambiando radicalmente se stessa. Quindi si è interrogata sull'autenticità del suo cammino, ha fondato, come sappiamo, il primo monastero di San Giuseppe, dove vivere un certo stile di fraternità, un certo stile di preghiera. Poi le notizie che venivano e le straziavano il cuore, quelle che venivano dalla crisi, no? Dalla grave crisi ecclesiale che la Chiesa stava attraversando a motivo della spaccatura con i luterani. E poi tutte quelle notizie che le venivano dalle terre di nuova evangelizzazione, dall'evangelizzazione delle terre appena scoperte, no? E l'incontro decisivo con il focoso missionario francescano Maldonado, no? Come ci spiegava Suor Daniela in novembre. Teresa raccoglie tutte queste sollecitazioni, se ne lascia toccare, muovere dentro per fare quel poco che sta in lei, no? Sono le situazioni, gli eventi, gli incontri di cui questo libro trabocca, no? Per fare solo due esempi, ormai li avete sentiti, no? Si va dalla nobil donna Luisa della Serda alla gente della strada, al simpatico e squattrinato Andrada, no? Però questo ci indica una cosa importante, ci indica come per Teresa non sussista nessuna situazione che non sia possibile interpretare come un appello da parte di Dio, no? Che Dio ci sta rivolgendo. Infatti non si percorre un cammino spirituale sulle nuvole. Anche per Teresa la cornice esteriore del suo cammino interiore, soprattutto negli ultimi 15 anni della sua vita, consiste nel portare a compimento questi viaggi, queste trattative, questi incontri per le fondazioni che si moltiplicano, no?
Però nel bel mezzo di tutte queste provocazioni, di questa baraonda, la parola è sua, le chiama proprio così, Teresa vive intensamente con il suo Dio e probabilmente questo è perché non smette mai di ascoltarlo. Quindi il primo passo per vivere l'obbedienza è l'ascolto. Un secondo aspetto molto importante è l'obbedienza come relazione a un tu, un volto con il quale entrare in relazione nell'amore. Un'obbedienza senza amore, un'obbedienza senza tu è alienante e disumana e alla fine non è nemmeno utile. Di fatto Teresa all'inizio del libro ci racconta degli episodi che potremmo paragonare ai fioretti di San Francesco oppure agli episodi altrettanto più pittoreschi dei padri del deserto, no? Ce ne ricordiamo quello del cetriolo, quello del verme, no? Così ben interpretati dalla nostra amica Camilla. E sì, sono momenti che potremmo considerare idilliaci, quelli degli inizi, quelli come tra due innamorati, anche due innamorati compiono dei gesti che non sono tanto razionali, no? Noi guardandoli dal di fuori potremmo dire, ma quei due lì sono matti, magari per loro hanno un senso, però anche questi gesti, questi episodi sono episodi estremi, fino all'eccesso. Come sempre un po' eccessivo è anche l'amore, però devono essere letti nel contesto complessivo dove Teresa però ci spiega i criteri secondo cui leggere correttamente la virtù dell'obbedienza. Ecco, Teresa che nella sua vita ha dovuto subire obbedienze difficili, pesanti, incomprensibili. Ci ricordiamo, no? Dal libro della vita le ordinavano delle cose assurde, no? Quindi Teresa non ha alcuna simpatia per queste obbedienze a comandi, obbedienze senza metterci la testa, no? Da grande umanista quale è, Teresa subordina sempre l'obbedienza al valore della persona. L'obbedienza per lei non è immediatamente l'esecuzione di determinati comandi, almeno non solo l'esecuzione di determinati comandi. Per lei l'obbedienza è la piena e consapevole consegna di sé, la dedizione di tutto il proprio essere per il bene dell'altra, no? Per lei si tratta di affidare la vita nelle mani di un altro. E reciprocamente per noi le une nelle mani delle altre, di non gestirla in proprio, ma di affidarla. Quindi l'obbedienza proposta nelle sue piccole comunità che si formano trova come il suo nucleo al capitolo 5 del libro delle fondazioni, no? È un capitolo decisivo, molto importante e anche molto bello, no? Che andrebbe letto per intero. Io posso citarne solo alcuni brani, però è molto bello se lo volete leggere con calma, no? E dove si vede che la norma suprema a cui tutto è ricondotto è l'amore, no? L'amore reciproco come espressione massima della volontà di Dio. Teresa procede secondo questo ragionamento. Se Dio è essenzialmente amore, quello che deve fare chi lo ascolta, quindi chi gli obbedisce, non è nient'altro che amare, solo questo, no? Secondo la sua famosa espressione che dice: il vantaggio dell'anima non consiste nel pensare molto, ma nell'amare molto. E poi continua. Come si potrà acquisire questo amore? Determinandosi ad agire e a patire, e a farlo quando se ne offrisse l'occasione. Ecco, anche questo è interessante. Non quando abbiamo il momento giusto, quando ce lo dicono bene, quando ci sembra opportuno, ma sempre, in ogni occasione, quando la vita ci offre un'occasione, ce lo presenta. E poi continua, facendoci mettere da parte il tempo che tanto desideriamo dare a Dio. Lasciare da parte questo a favore dell'obbedienza e del bene del prossimo
significa consolarlo e agire per lui, cosa detta dalla sua stessa bocca, quello che avete fatto a uno di questi piccoli, eccetera, no? Allora, in questo brano Teresa mette anche in evidenza come azione e contemplazione non solo non si contraddicono, ma procedono unite. Preghiera e contemplazione infatti non sono possibili solo in alcuni tempi, in alcuni luoghi, ma nel ritmo quotidiano, dove devono dar prova di poter coesistere con tutte le altre attività del quotidiano, no? Come raccomanda, ci ricordiamo anche questo, ormai la sapete, no? Non preoccupatevi se l'obbedienza vi tiene occupate nelle cose esteriori, fosse anche in cucina. Il Signore cammina tra le pentole e vi aiuta interiormente ed esteriormente. Ecco, questo è di grande consolazione a tutti noi, no? Spesso travolti dai ritmi accelerati del terribile quotidiano. E inoltre potrebbe mostrarci un cammino per fare del quotidiano stesso, non di un'altra cosa, ma del quotidiano stesso, di quello che dobbiamo vivere, un colloquio con il Signore. Però tutto questo tiene o cade in proporzione all'intensità della nostra relazione non con un Dio astratto e lontano, ma con il Dio vicino, Gesù, incarnazione della nostra storia del Dio vicino, no? Allora si tratta di vivere l'obbedienza secondo lo stile di Gesù, no? Teresa in Fondazione 5:17 scrive: Egli venne dal seno del Padre per obbedienza, per farsi nostro schiavo. Con che cosa potremo mai ripagare o far fruttare questa grazia? Nelle opere esteriori, siano esse di obbedienza o di carità, è necessario procedere con la premura di non smarrirci in esse, al punto da non ricondurci spesso interiormente al nostro Dio. Ecco, vedete, lo sguardo di Teresa è sempre puntato su Gesù, è sempre puntato sull'essenziale. E poi Teresa non poteva essere più chiara di così nel dirci che chi ama il Signore non deve percorrere un cammino diverso dal suo, no? Di Lui che fu obbediente fino alla morte, no? È così che ci ha amato Gesù, fino a dare la sua vita per amore per noi, no? Come ci dice la lettera agli Ebrei 5:8, Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Allora, questo cosa significa? Significa che anche Lui, come uomo, ha dovuto scoprire che c'è un prezzo al vivere di amore, no? Che si soffre per amare gli altri e far loro del bene. Che l'obbedienza a Dio non è che io devo obbedirgli semplicemente perché Lui è Padre, ma per seguire lo stile, il suo stile, la sua logica, per non rinunciare mai all'amore. Allora, per non rinunciare mai all'amore, capite che dentro di noi c'è molto che ostacola questo amore, questa dedizione. Quindi dobbiamo fare un altro passo, no? Teresa ci porta a fare un altro passo, ed è il passo della nostra libertà interiore. Innanzitutto la libertà dalle logiche sempre un po' soffocanti e sempre un po' egoistiche del nostro io, che ci imprigiona nei suoi schemi e ci immobilizza, no? Perché l'assenso dato attraverso l'obbedienza, per quanto paradossale possa sembrare, tende a far sì che la persona diventi sempre più libera. Però chiaramente non c'è né vera obbedienza né libertà autentica al di fuori della vocazione all'amore, no? Se uno non ama, difficilmente riuscirà a capire la prova dell'obbedienza quando diventa difficile, problematica, faticosa. Non riuscirà mai a capire che è un cammino di libertà, perché non riesce a cogliere la voce che chiama al passo in più della creatura resa nuova dallo Spirito, della creatura che non si tiene in mano da se stessa, ma esce da sé, dal proprio io, dalle proprie logiche, dai propri schemi, dai propri gusti e disgusti. Ecco, però
dobbiamo anche dire che è chiaro che l'obbedienza non si compie direttamente, ma anche l'obbedienza a Dio non si compie direttamente, ma si compie attraverso la mediazione di eventi, di intermediari. A questo riguardo l'insegnamento di Teresa è molto ricco, soprattutto se consideriamo quello che ha sperimentato in prima persona e spesso ha anche sofferto. Allora, Teresa non ha mai fatto di testa sua. Ha sempre cercato il confronto, anche quando questo confronto la faceva molto soffrire. Certo, era attenta a scegliere le persone giuste, istruite, adatte, no? Anche perché questo la metteva al sicuro dall'inganno dell'io, dall'autoinganno, no? Che l'io mette in atto anche in modo inconsapevole, quindi non colpevole, no? E soprattutto la metteva al riparo da un'insidia ancora più grave, no? Per il suo tempo non tanto improbabile, quella di cadere nel mirino dell'Inquisizione. Ecco, quindi Teresa si lasciava certo guidare da un'obbedienza attiva e ragionata, però non ha mai rinunciato di mettere in atto un'iniziativa che vedesse di utilità, ad esempio, per la Chiesa, no? Per lei l'obbedienza è esigente, certamente, però non è mai di comodo, non è mai inattiva. Inoltre, a un certo punto della sua vita, ha imparato e anche ha insegnato alle sue figlie ad essere sanamente critica ed è stata capace anche di argomentare la propria posizione contraria anche di fronte a teologi famosi, no? Lo vedremo meglio nel prossimo libro, Il cammino di perfezione, no? E in tal modo ha acquisito una grande libertà interiore, no? È diventata capace di dire qualsiasi cosa a chiunque, no? E perché per Teresa libero non è chi fa quello che vuole, assolutamente, ma chi ha vinto tutti gli ostacoli che gli impediscono di aprirsi all'amore, che gli impediscono di camminare secondo la sua identità profonda dell'amore. Quindi Teresa è diventata capace di dire qualsiasi cosa a chiunque, certamente con dolcezza e rispetto. E quindi è più libero e in definitiva più obbediente chi offre se stesso come dono gratuito a Dio e agli altri nel servizio e nell'amore. Nel suo solito stile vivace, Teresa lo esplicita così. È evidente che la più alta perfezione non consiste in consolazioni interiori, ma nell'essere la nostra volontà, tanto conforme a quella di Dio, da volere come voluto proprio da noi qualunque cosa comprendiamo essere voluta da Lui, accogliendo con la stessa gioia ciò che è dolce e ciò che è amaro. L'amore, se è perfetto, ha questa forza di farci dimenticare la nostra felicità per far felice colui che amiamo. Ecco, questo è tipico dell'amore, no? Siamo al paragrafo 10. E poi continua. Questa è l'unione che io desidero e che vorrei in tutte voi. Ma se dopo questa esperienza, intende l'esperienza della preghiera, no? Ma se dopo questa esperienza ci si ritrova con poca obbedienza e molta volontà propria, a me pare che l'unione avverrà con l'amor proprio e non con la volontà di Dio. Sentite anche in questo finale di frase l'ironia tipica di Teresa, no? Ecco, per noi però, per incarnare questo gratuito, questo amore nella storia, costa fatica, costa sofferenza, ma non è una sofferenza e una fatica imposta dall'esterno, ma è quella che ogni amore è in grado di portare, ha il coraggio di portare, ha la forza di portare, per stare nel titolo, no? Quindi il presupposto di qualsiasi relazione è la libertà del soggetto. Occorre un io libero, umile e vero, consapevole di essere amato e capace a propria volta di amare, no?
Infine abbiamo un ultimo passo, no? Abbiamo detto che l'obbedienza nel suo nucleo fondamentale è mettere la vita nelle mani di un altro. Quindi Teresa compie così la dolce resa di se stessa all'amore. Nel trasmettere la sua eredità, perché di questo si tratta nel libro delle fondazioni, il trasmettere la sua eredità ci lascia tutta la sua vita, anzi di più, ci consegna tutto quello che l'ha fatta vivere, fino alla totale spogliazione di se stessa. Infatti, verso la fine della vita, quando scrive le ultime pagine di questo libro, quasi in presa diretta con le fondazioni che sta facendo, si nota un certo disappunto, un disagio, quasi una delusione per molte sofferenze e incomprensioni che patisce. Però Teresa non ritira il dono. L'obbedienza innanzitutto a lui, poi a se stessa, al sogno di verità che porta in cuore fin da bambina, le permettono di lasciare che tutto questo passi nelle mani dei suoi figli e delle sue figlie, no? È la consegna di un dono ricevuto, no? Nella perfetta logica del dono. Ciò che si tiene per sé muore. Se invece si dona, ci si dona, allora il dono risorge al di là di noi, oltre noi. Anche questa è obbedienza. E scrive in Fondazioni 5.11: ciò che voglio far comprendere è la ragione per cui l'obbedienza, a mio parere, arriva prima, o è comunque il mezzo migliore che ci sia per giungere a questo stato tanto felice. Il fatto è che, poiché in nessun modo siamo padroni della nostra volontà, così da consegnarla totalmente a Dio con purezza e trasparenza, il cammino vero per assoggettarla è l'obbedienza. Infatti, questo non lo si fa in virtù delle nostre buone ragioni. Qui sta il punto, La nostra natura e il nostro amor proprio ne hanno tante di buone ragioni, che mai giungeremmo fin là. Ecco, allora, secondo queste parole di Teresa, dobbiamo constatare, no? Come, per quanto origine e scopo dell'obbedienza sia in definitiva la manifestazione dell'amore, le ragioni effettive per obbedire o non obbedire possono anche essere valutate secondo criteri di giustizia puramente umana, no? Qui mi conviene, obbedisco, qui non riesco a capire, non obbedisco. Però la motivazione per dare la vita non è mai in base alle nostre buone ragioni, perché il dono di sé è il compimento della vocazione divina nella persona. Ecco, poi possiamo anche dire che divenire erede non significa prendere per oro colato tutto quello che ci viene detto o dato, no? Ma riappropriarsi dell'eredità, è quello che viene chiesto in qualche modo a ciascuno, no? E ognuno lo fa secondo la sua sensibilità, anche nelle nostre comuni, no? Eredità, alcuni lo fanno secondo la propria sensibilità, il proprio modo di vedere, le proprie doti, no? E quindi la trasmissione umana, lo accenno solo di passaggio perché poi vi verrà dedicato tutto un incontro, il nostro ultimo incontro sarà dedicato a questo tema, non consiste nel riprodurre la stessa cosa, ma nel generare altro, che suscita sempre sorpresa, fonte di stupore, ma certe volte anche di disappunto. Anche per Teresa è inevitabile che sia successo così. Infatti, nel trasmettere non si tratta di passare delle informazioni, delle conoscenze, ma di passare qualcosa di se stessi agli altri, la passione, la vita. Se pensiamo a Teresa, che passione vediamo in lei, che vita, che stile. La trasmissione, quindi, in questo senso è un'esperienza estremamente relazionale ed è attraversata da uno slancio che porta oltre noi stessi. La vita, dice Teresa, è vivere senza temere la morte,
siamo a Fondazioni 2712. Tradotto in termini nostri significa vivere senza trattenere la vita per sé, ma disposti a donarla, anzi addirittura a lasciarsela prendere in modi, tempi, sofferenze, situazioni che non decidiamo noi e di cui non abbiamo affatto il controllo, no? Ma tutto questo comunque fa parte della vita, del passare il testimone, del lasciare spazio perché altri vadano dopo di noi, no? E poi, se vogliamo stare in un'immagine, lasciando sempre aperta la possibilità di stupirsi, perché, come sappiamo, la primavera ritorna sempre e con essa tutti i suoi ricominciamenti, no? Teresa scrive: «Noi cominciamo ora e ognuno di voi, di volta in volta, cerchi di cominciare sempre, andando di bene in meglio». Fondazioni 29-32. E ancora: «In ciascuno c'è un nuovo inizio, in ciascuno». Teresa ha una grande fiducia in ciascuno di noi, una grande fiducia nelle nostre possibilità, nelle nostre potenzialità. Allora è chiaro che vivere questo stile di obbedienza non significa prendere indistintamente tutto come volontà di Dio, no? Però significa affrontare ogni situazione cercando il modo di rivelare il suo amore e la libertà dei figli nella dolce consegna di sé, ultimo atto di una vita. Allora, riprendendo un po' i vari punti che abbiamo toccato, certamente non esaustivi di questo cammino, di questo discorso sull'obbedienza, ma possiamo dire, no, Teresa non vuole che ci fermiamo a lei, no? Ci vuole che facciamo esperienza in proprio del nostro modo particolare di donare la vita, magari lasciandoci aiutare da questi passi che lei ci indica, no? Che sono passi di ascolto della storia, passi verso la relazione, quindi passi verso l'amore, passi verso la libertà interiore fino alla dolce consegna di sé. Si potrebbero paragonare ai passi di una danza, no? Di una vita che è affidata alle mani di un altro. In questo affidamento trova la sua bellezza e la sua armonia, no? Allora penso che si possa riattualizzare la proposta di Teresa facendoci aiutare da una figura che si sintonizza bene con lei, no? Come lei è stata una grande mistica, come lei è stata una grande innamorata e forse per questo una grande danzatrice. Come Teresa ha saputo tenere unite preghiera e vita, contemplazione e azione. Questa donna, pensatrice e scrittrice del secolo scorso, prima atea e poi impegnata nel sociale, è Madeleine del Brel. Uno dei suoi testi più famosi si intitola appunto Il ballo dell'obbedienza. Ecco, io ne leggo, adesso ne leggiamo un pochino insieme, no? Ma è molto lungo, io ne leggo alcune parti, poi trovate il cartoncino là in fondo, credo che l'abbiano messi dove ci sono i libri, potete portarlo a casa, leggerlo con calma, no? Perché mi pare che intercetti bene i passi del percorso che abbiamo proposto, no? E poi credo che a Teresa, se la conosco un po', penso che sarebbe piaciuto, no? E il testo dice così: «E io penso all'altro re, al re Davide, che danzava davanti all'arca. Perché se ci sono stati molti santi che non amano danzare, ce ne sono molti altri che hanno avuto bisogno di danzare, tanto erano felici di vivere. Santa Teresa con le sue nacchere, San Giovanni della Croce con un bambino Gesù tra le braccia e San Francesco davanti al Papa. Se noi fossimo contenti di te, Signore, non potremmo resistere a questo bisogno di danza che irrompe nel mondo e indovineremmo facilmente quale danza ti piace farci danzare. Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza conduca. Basta seguire, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace segnare. Bisogna essere come un prolungamento vivo e agile di te e ricevere da te la trasmissione del ritmo che l'orchestra scandisce.
Non bisogna voler avanzare a tutti i costi, ma accettare di tornare indietro, di andare di fianco. Bisogna saper fermarsi e saper scivolare invece di camminare. Ma non sarebbero che passi da stupidi se la musica non ne facesse un'armonia. Ma noi dimentichiamo la musica del tuo spirito e facciamo della nostra vita un esercizio di ginnastica. Dimentichiamo che tra le tue braccia la vita è danza. Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare. Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo che sono tristi. Se altre ci fanno un poco ansimare, non ti diremo che sono logoranti. E se qualcuno per strada ci urta, gli sorrideremo. Anche questa è danza. Signore, insegnaci il posto che tiene nel romanzo eterno avviato tra te e noi il ballo della nostra obbedienza. Rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni. In essa, quel che tu permetti, dà suoni strani nella serenità di quello che tu vuoi. Insegnaci ad indossare ogni giorno la condizione umana come un vestito da ballo, che ci farà amare di te tutti i particolari come indispensabili gioielli. Facci vivere la nostra vita non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come una partita dove tutto è difficile, non come un teorema che ci rompa il capo, ma come una festa senza fine dove il tuo incontro si rinnovella, come un ballo, come una danza tra le braccia della tua grazia, nella musica che riempie l'universo d'amore. Signore, vieni ad invitarci. Parto da quest'ultima citazione di Suor Michela di Madeleine del Brel. Questo brano, quella danza, no? Madeleine del Brel la scrive il 14 luglio, che lo sappiamo tutti è la festa, l'anniversario della Rivoluzione Francese. Quindi mentre vede tutta la gente che si prepara a festeggiare, lei scrive questo, io lo chiamo un poema, un inno alla libertà, che è l'approdo dell'obbedienza. L'obbedienza rende liberi, paradossalmente, ma è così. Quindi vi lascio alle domande per i vari approfondimenti. Comincio io, sono padre Edoardo. Suor Michela, tu hai parlato di Teresa. Teresa mistica dagli occhi aperti alla realtà, che è bellissimo questo, no? E poi hai accennato di un'obbedienza alla storia. I tempi di Teresa, le sappiamo, erano molto impegnativi. Puoi gentilmente approfondire questo tema dell'obbedienza alla storia? Sì. Allora, obbedienza alla storia per Teresa, per Teresa abbiamo visto, no, il significato, questa obbedienza che l'ha fatta, cioè che l'ha fatta sensibile. Sensibile ai segni dei tempi, ai suoi tempi, no? E quindi con due grandi impulsi che le venivano, no? Uno appunto la crisi ecclesiale, quindi la frattura con i luterani, e l'altra l'impulso missionario, no? Che le veniva da questo grande missionario che è stato Maldonado, no? E che probabilmente le ha raccontato, non le ha raccontato solo dell'evangelizzazione, come diceva Suor Daniela la volta scorsa, no? Non le ha raccontato solo i successi dell'evangelizzazione, ma
presumibilmente, non lo sappiamo con sicurezza, ma deve averle anche parlato di tutta questa questione che Maldonado, anche un po' appoggiandosi a Bartolomé de las Casas, diceva che gli indios erano persone, quindi i colonizzatori, diciamo, con la scusa di evangelizzare questi popoli, però li opprimevano, li schiavizzavano, prendevano loro i terreni, prendevano loro le risorse. E così anche per quanto riguarda l'aspetto ecclesiale, no? Teresa certamente era al corrente dei fatti che succedevano. Lei non era tanto informata rispetto ai fatti che succedevano ad esempio in Germania, no? I luterani, quando lei dice i luterani, non parla mai direttamente dei protestanti, dei tedeschi, ma parla degli ugonotti, quelli di Francia, no? Perché anche lì diciamo che Carlo V, che era imperatore, quindi che governava anche la Germania, aveva tutti gli interessi a chiudere le frontiere e a dire non facciamo succedere in Spagna quello che sta succedendo in Germania, no? In più lui, che era uno degli Asburgo, era molto nemico dell'altro re che sedeva sul trono di Francia, no? E quindi questa cosa, lui faceva molta propaganda proprio per contrastare, no? Però usava il fatto religioso di questi ugonotti, di questi luterani, per portare avanti le sue manie di espansione sull'Europa, eccetera, no? Allora Teresa si trova davanti questa situazione, no? Si trova davanti questi due grandi scenari e lei lo sa, lei cosa può fare? Lei è una donna, innanzitutto è una donna, quindi è molto, il suo intervento è molto già limitato per quello. E poi non può direttamente intervenire su queste grandi questioni, come del resto possiamo pensarlo anche noi, no? Noi non possiamo intervenire sulle grandi questioni mondiali che stanno facendo soffrire tanta gente, anche noi in modo indiretto, però. Quindi Teresa crea delle comunità. Di fronte alla lacerazione della Chiesa, lei crea delle comunità dove si vive l'amicizia, dove si vive la fraternità, come se delle specie di antidoti, no? Lei vede la malattia e dice, dunque io cosa posso fare? Non posso intervenire direttamente, posso pregare per i teologi, posso pregare per i missionari, posso pregare perché, quindi, crea delle comunità in cui si vive di amicizia, si vive di uguaglianza e poi anche rispetto a questa valorizzazione della persona, quindi lei senz'altro Maldonado gli ha detto che gli indios sono trattati, infatti c'è una lettera, mi pare che Suor Daniela l'abbia citata, no? Che dice siamo come bestie, sia lei scrive a suo fratello che è appunto è partito per le Indie e lei gli scrive siamo delle bestie, sia dove c'è lei, perché gli dava del lei, sia dove ci siamo noi, no? Quindi Teresa cosa fa? Forma delle comunità fondate sull'amicizia, fondate sulla fraternità, fondate sull'uguaglianza, come antidoto alle divisioni della Chiesa, alle lotte, perché allora si trattava proprio di massacri, tra le confessioni si trattava di massacri. In più crea anche un mondo dove la donna in qualche modo è valorizzata. Infatti la donna non aveva molte scelte, no? Se aveva solo due possibilità, o entrava in monastero o si sposava, perché non esisteva una donna che vivesse da sola a quei tempi, no? Quindi Teresa offre a queste ragazze, infatti le sue fondazioni si moltiplicano per questo motivo, perché lei offre tantissime possibilità a queste ragazze che certamente sono chiamate dal Signore, quindi hanno la vocazione. Però
nell'interno dei suoi monasteri trovano una valorizzazione della persona. Teresa, da grande umanista, valorizza la persona, no? E quindi questo si vede molto nelle sue comunità, no? Le ragazze, le donne, le giovani donne, certe volte anche lei stessa, no, dice, magari entrano in monastero e vengono da una situazione dove non erano valorizzate o magari dove sono state trattate male, no? Quindi anche questa valorizzazione credo che abbia il suo impatto. Certamente Teresa è consapevole, no? Consapevole che lei, rispetto alle chiamate della storia, può mettere lì solo un pezzettino, una piccola luce, però se in una stanza buia accendiamo anche solo un fiammifero, è qualcosa comunque che spezza il buio, ecco. Lei lo spezza in questa maniera, lo spezza con la preghiera, lo spezza con la fraternità, con l'amicizia, con la valorizzazione delle donne, delle persone, dei deboli, con la preghiera certamente per quelli che sono esposti in prima linea, no? Non so, Edoardo, se ti ho risposto. Sì, sì, no, se ho capito bene diventa un ob a udire, quindi ascoltare il dramma della storia. Certo, certo. E che questo, ma mi riferisco proprio ai nostri tempi di certo. Oggi, no? Dove non possiamo fare niente rispetto a quello che sta succedendo certo. In Ucraina, certo. Ma non è vero che non possiamo fare niente, sì, e che nella così. Realtà in cui viviamo possiamo trasformare il mondo. Proprio così, così anche noi nella nostra piccola storia, nelle nostre piccole comunità, cosa possiamo fare? Certamente non possiamo fermare la guerra, no? Perché questo non, però possiamo disarmarci le une nei confronti delle altre, questo lo possiamo fare, no, e credo che lo dobbiamo fare. E la fermiamo in realtà, eh? E la fermiamo in realtà la guerra. E la fermiamo, anche sì, se la patiamo. Sì. Purtroppo almeno contribuiamo per quello che ci è dato, ecco. Grazie. Dai, che c'è la domanda. No, sono Emanuela. Io volevo chiedere questa cosa perché il tema dell'obbedienza è estremamente attuale anche alla. Anche oggi, e io mi chiedo, da quello che lei ha detto, quando un'obbedienza ci pone un problema di coscienza, Teresa cosa ci direbbe di fare? Sì, e questa è una bella domanda. sì, è una domanda, vabbè, così a caldo, vediamo cosa posso dirle. Allora, potrei innanzitutto dirle che vabbè, noi abbiamo volutamente qui non abbiamo toccato tutto il problema dell'obbedienza come problema di coscienza, cioè dell'obbedienza di tutti quegli atteggiamenti che vanno contro la nostra coscienza, no? Del tipo del Don Lorenzo Milani, l'obbedienza non è più una virtù, nel senso che alcune volte dobbiamo fare obiezione, no? Non possiamo accettare tutto, soprattutto quello che va contro la nostra coscienza, per quello lui penso usasse questo slogan, no? Teresa, dunque, cosa possiamo dire? Certamente Teresa non accetta alcune cose, non le accettava tranquillamente, quindi Teresa non si è data per vinta in alcune situazioni. Certamente lei cosa faceva? In un mondo tutto regolato dalle dinamiche maschili, no? Lei doveva per forza dire no, io sono una povera donna. Un po' questa cosa è un po' retorica, no? Perché lei certamente non avrebbe potuto scrivere se non glielo avessero chiesto per obbedienza, no? Quindi lei per forza deve dire l'obbedienza mi ha chiesto di scrivere, no? Di scrivere questo libro, di fare questa fondazione, deve per forza usare questo canale per poter. Però, a parte tutta questa retorica, credo che Teresa fosse ben convinta
di dover resistere in alcune situazioni. Nel libro, qui in questo libro, ci sono alcune situazioni, dopo nel cammino di perfezione si vedranno maggiormente, no? Si vedrà lei che insegna alle figlie a vivere la preghiera, l'orazione, no? La nostra orazione classica, che si tratta di stare davanti al Signore in silenzio, no? Allora lei insegna questo, però alcuni teologi dicono no, le donne non possono fare questo, perché le donne hanno una fantasia un po' strana, un po' malata, no? Allora se le mettiamo per un'ora davanti a così da sole davanti al Signore, poi chissà cosa pensano, eccetera, no? Quindi c'è tutto questo discorso, questo controbattere, no? E lei dice, lei spiega alle sue figlie, dice, adesso anticipo un po' già il cammino, però lei dice alle sue figlie, va bene, però se questi teologi vi dicono, se recitate il Padre Nostro dovete pensare ad altro, allora ditegli che non funziona questa cosa, no? Quando recitate anche solo il Padre Nostro, anche se lo recitate, e se recitate solo Padre e state lì tutta l'ora a pensare Padre, e quindi lei in questo senso era abbastanza... In più si vedono alcune cose in questo libro, ad esempio certamente nella linea dell'obbedienza di cui parla lei non ci sono proprio cose che vanno contro coscienza, nel senso che non ci sono cose che vanno contro i principi evangelici o queste cose, no? Però nelle fondazioni si coglie così di passaggio, no? In alcuni passaggi, ad esempio, vengono in mente, non so, alcune fondazioni dove si vede come un conflitto, no? Magari lei per fondare ha bisogno del permesso dell'autorità del posto, no? Quindi del vescovo. E si vede che il vescovo tira a campare, no? Non gli dà il permesso, poi non va. Allora, alla fine, a un certo punto, lei non ce la fa più, no? E dice, no, adesso vado e gliele canto a questo qui. Perché? Perché succede questo? E perché lo dico nel contesto della coscienza, di questo essere avvertiti che non tutto è così tranquillo? Allora, certamente il vescovo deve dare il permesso, però se il vescovo non dà il permesso perché lui vuole essere avvisato per primo, vuole essere riverito, ecco, tutte queste cose, Teresa non accetta questi giochi, non li accetta. Non li accetta perché li vede, li ha visti, no, lei li analizza negli altri perché li ha già visti in se stessa, ha già visto che il nostro io non è mai più così tranquillo, così puro, da non lasciarsi intrappolare in questi egoismi, no? Che poi allora per la Spagna di quel tempo erano gli egoismi della onra, dell'essere proprio onorati, di valere qualche cosa, no? E quindi lei mette in atto delle forme di resistenza a questi. Non è che loro dicono così, allora io obbedisco. Loro dicono non ti do il permesso, allora io me ne vado. E no, non me ne vado. Anzi, ti affronto e ti dico, senti, qui noi siamo delle donne che vogliamo fare solo del bene, metterci insieme a pregare. E tu ci ostacoli questo bene. Quindi, vede come la coscienza di Teresa, la coscienza che Teresa si era formata, la aiuta ad affrontare queste situazioni, no? Magari se invece di questo libro, no, ritorniamo alla vita, ricordiamo certe volte anche nella vita, no? C'è stato un incontro, se vi ricordate, in cui si trattava proprio del fatto che a Teresa non credevano. No, all'inizio, soprattutto rispetto ad alcune cose, alcune visioni, che è vero che un po' c'era tutto questo discorso di far passare con il linguaggio della visione qualche cosa che lei sentiva nel suo intimo e quindi di dare autorevolezza a quello che lei sentiva. Però questi qui in qualche modo la ostacolavano, anche i primi confessori, che lei dice che non brillavano né per formazione teologica, no? L'hanno molto ostacolata e le facevano anche, le avevano date, appunto nell'obbedienza, le avevano date delle obbedienze assurde, brutte, le facevano fare lei diceva, io lo vedo Gesù, e loro non credendoci gli dicevano, beh, quando tu lo vedi gli fai un gestaccio. E Teresa
Certo, lì era ancora, diciamo così, agli inizi, non aveva ancora maturato questo spessore interiore che poi gli fa affrontare le situazioni in modo diverso in questo libro, no? Però Teresa dice, vabbè, io in questo caso Teresa accondiscendeva, obbediva, però non mandava al macero la sua intelligenza. E quando ha incontrato un teologo che le ha detto no, assolutamente, non fare assolutamente così, perché anche se non fosse il Signore queste cose non si devono fare, no? Quindi dopo ha avuto la conferma, certamente lei non parlava solo con una persona, poi ha parlato con i migliori teologi del suo tempo, no? E appunto qualcuno l'ha rassicurata, gli ha detto loro cioè all'inizio lei eseguiva un po' queste obbedienze, però a un certo punto ha imparato a discernere tra quelli che doveva, infatti lo dice, nella vita lo dice, alcuni mi hanno fatto un po' male perché io ho obbedito su cose, però d'altra parte lei aveva a disposizione queste persone, no? Poi un po' si è consolidata, la sua pace interiore è diventata maggiore, no? E quindi anche lei ha saputo destreggiarsi e non sentire più questi teologi che non erano adatti. Infatti lei cercava delle persone che potessero illuminare. Per esempio, lei aveva contatti con Domenico Bagnez, che era un perito del concilio, quindi aveva contatti con dei teologi di spicco, e questo le ha dato a un certo punto una certa sicurezza, no? E non so se sono riuscita a rispondere. Comunque certamente Teresa si è sempre interrogata, cioè non ha mai accettato subito, cioè ha sempre vagliato se questa cosa, soprattutto si interrogava tanto sugli effetti, se questa cosa la rendeva migliore, la rendeva più buona, le faceva vedere gli effetti in comunità, allora sicuramente era il Signore. Per lei il criterio era questo. Quando ha preso questo criterio, allora ha cominciato a dire anche alle sue figlie: se vi dicono così, ditegli cos'ha. Ecco, lo vedremo nel prossimo libro, lo vedremo meglio. Non so se ho risposto a Lorena. Emanuela, oh mamma, ho sbagliato proprio tutto. Io non ci sento. Sono Loredana. Ah, ecco. Avevo una domanda, anzi due sono. Una per quanto riguarda il discernimento, cioè come facciamo a capire l'ascolto. Lei ha parlato di ascolto di Dio, della voce interiore che Santa Teresa aveva, e quindi obbedire nell'ascolto. E come noi, che non siamo mistici, possiamo ascoltare la parola di Dio nella vita quotidiana, che spesso viene, tra virgolette, inquinata da ciò che viviamo, da quello con cui veniamo in contatto. E questa era la prima domanda. E poi avevo un'altra, riguarda proprio le parole, obbedienza e forza. Noi siamo abituati all'obbedienza, alla mortificazione e all'accettazione passiva. Qui Santa Teresa è rivoluzionaria, sì. Anche perché chi è un ossimoro, obbedienza, spesso i preti dicono devi obbedire, ma non vanno alla radice della parola e quindi non spiegano l'etimologia, e tu obbedisci passivamente senza ragionare. Forza è qualcosa che si vede come un'accezione negativa, perché forza è qualcosa che spinge verso l'altro, quindi potere. Qui in Santa Teresa troviamo una forza come espressione, tra virgolette, credo, di energia. Sì. Credo. E sì. Quindi sembra un ossimoro, obbedienza e forza, ma non lo sono.
ho capito con quello che le ha spiegato o mi sono confusa? No. Sì, cioè è chiaro, sono tante cose, lei ha detto tante intuizioni, tante cose. Non so se io sono in grado qui a caldo di risponderle a tutto. Allora, le prime cose a caldo che mi vengono, dunque, l'obbedienza come ascolto anche delle voci interiori delle nostre intuizioni interiori, no? Mi sembrava che volesse dire. Allora, va benissimo, no? Perché anche le nostre intuizioni interiori sono comunque delle chiamate che il Signore in qualche modo ci rivolge, no? Il Signore non ci telefona, cioè per farci capire la sua volontà. Però queste voci interiori mi sembrerebbe che vanno sempre, una parola importantissima per Teresa, vanno sempre confrontate, no? Proprio per non lasciarsi intrappolare negli inganni dell'io. Allora, certe volte l'io, certamente l'io ha le sue buone intenzioni, no? Però certe volte è come se un po' ci conducesse per la sua strada, ecco. Quindi l'obbedienza, quindi l'ascolto per Teresa è anche un lasciarci trascinare fuori dalle logiche dell'io, quindi quelle, anche quello che noi sentiamo, che abbiamo come intuizione, sempre confrontandola con un altro, con un'altra persona, no? Perché l'altro, non vivendo la stessa intuizione che abbiamo noi, è più oggettivo, riesce a darci un parere più oggettivo sulla situazione. Non è determinato, certo noi siamo magari determinati dall'intuizione, però magari siamo determinati anche dall'emozione, dal desiderio o dalla ripulsa. Invece chi ci ascolta, per quello che per Teresa era essenziale il confronto, no? Anche quando appunto il confronto la metteva in situazioni critiche, però assolutamente lei non ha mai eluso il confronto proprio per questo discorso, perché al limite preferiva accondiscendere ad una cosa così e dopo dire, lamentarsi con il Signore, sentire dentro che il Signore le diceva: ma no, dai Teresa, loro ti dicono così, però la scrittura, e chiaramente questa era una sua intuizione, la scrittura va guardata nella sua integrità, nella sua globalità, no? E questa è la prima cosa. Allora io direi, certamente è buona l'intuizione, no? E la preghiera facilita, no, il nostro processo di discernimento su noi stessi, sugli altri, sulle situazioni. Però dopo aver fatto questa preghiera, questo discernimento improprio, dobbiamo affidarlo nelle mani di qualcuno. Questo gestirlo improprio è un po' rischioso, almeno mi viene da dire così a caldo che è un po' rischioso, perché perché non sappiamo se l'io ci sta portando, certamente noi sappiamo quando è in vista del bene o di qualche cosa d'altro, però comunque dall'esterno un'altra persona può darci un'illuminazione, come una luce sulla nostra situazione, no? Questa è la prima cosa. E poi invece l'obbedienza e la forza. Allora, l'obbedienza e la forza potremmo pensarla in questa linea, no? Sempre così un po' a caldo. Però proviamo a pensare ad esempio a Paolo, no? San Paolo, l'apostolo. L'obbedienza è come quando Paolo dice: mi vanterò della mia debolezza, oppure quando sono debole è allora che sono forte, no? Allora Teresa procede secondo questo ragionamento: le forze non sono in me, no? Lei è solo si paragona all'immagine della formica, no? Io sono solo una formica, quindi la forza mi viene da lui. Anzi,
Nella misura in cui io conosco, perché per Teresa l'umiltà non è un essere lì a lagnarsi addosso, no? Per Teresa l'umiltà è il dato di fatto, è dire vabbè, io ho queste doti e anche questi limiti. Però nella misura in cui io mi sento debole, so precisamente quando mi sento debole, so che la mia forza è proprio il Signore. È nel momento in cui io sono debole che riesco a riconoscere come unica mia forza il Signore, come Paolo, no? Quando sono debole è allora che sono forte. Teresa amava molto Paolo, no? E quindi anche Teresa si è sbilanciata totalmente. Ad esempio il libro La vita, no? L'abbiamo sottotitolato Il libro delle misericordie, no? Cosa succede nella misericordia? Lei confidava assolutamente non nelle sue possibilità ma nella misericordia del Signore. Non era lei che si salvava ma la misericordia del Signore. Anche questo libro stesso, se lei lo legge, le fondazioni, lei spesso dice non è opera mia, è opera del Signore. Il primo protagonista è sempre lui, no? È come se lei narrasse le fondazioni, narrasse le storie, vado di qui, vado di là, faccio questo viaggio, faccio questa fondazione, e mantenesse di sottofondo sempre il protagonista, l'unico protagonista, Dio, no? L'unico protagonista, Gesù, Gesù, non io, non le mie forze, non le mie capacità. E lo vede perché le fondazioni si moltiplicano, e quindi non è lei, lei lo sa che non può niente, ma il Signore. Non so se un po' ho risposto o se ci sono ancora altre sfaccettature. Silvana Scadangatta. Ho lavorato tutta la vita per il quotidiano cattolico Avvenire. La ringrazio molto, madre, di questa conferenza. Grazie a lei. Mi consente di aprire uno sportellino in più nella mia mente a proposito di questa mistica. Ed è vero che i mistici hanno una marcia in più. Qualcuno un giorno ha scritto, a proposito della luce della quale lei così ampiamente ha parlato, la candela, tutto ciò che sa, lo ha imparato nel buio. Ed è vero. Ed è probabile che anche Teresa, tutto ciò che ha scritto e ha mandato nella sua mente, l'abbia imparato emarginandosi dal mondo. E questa è una grande illuminazione ed è un esempio quasi profetico che dura ancora oggi. Per quanto riguarda ab audere, uguale amore, perché non si ascolta soltanto con il senso dell'udito, si ascolta anche con gli occhi, si ascolta anche con le mani, e questo mi fa pensare che il primo a obbedire nell'amore è stato proprio nostro Signore, il quale obbedisce persino alla madre nel primo miracolo da lui compiuto, cioè alle nozze di Cana. Sì. Quando la madre gli suggerisce non hanno più vino, lui risponde alla madre: donna, cosa vuoi da me? Il mio tempo non è ancora giunto. Ma poi l'amore che ha per la madre lo mette in condizioni di soddisfare il bisogno materiale di una coppia che si è giurata amore per la vita, e lui ama talmente sua madre da riprodurre questo amore anche terreno e non soltanto celeste. Tutto questo mi fa ulteriormente andare avanti a diciamo indagare le cose che Teresa ha scritto in una vita eccelsa, perché noi dobbiamo prendere esempio da questo amore che ha moltiplicato in lei le forze e le perpetua, perché più ascolti nell'amore, più
più hai possibilità di non radunarle le forze, ma di distribuirle. E personalmente ho fatto un'esperienza di questo tipo nella mia vita, che non starò a rendere pubblica, ma posso confermare che è una tale gioia per cui certe domande si superano, anche la sofferenza viene sublimata quasi. Però la mia domanda dopo tutto questo è la seguente: Nostro Signore, prima di andarsene, aveva rivelato ai discepoli: io non vi lascerò soli, ma il mio spirito resterà sempre con voi. Sì. Allora la mia domanda per quanto riguarda Teresa è la seguente: che rapporto aveva Teresa con lo Spirito Santo? Grazie, madre. Dunque, credo che Teresa, innanzitutto mentre parlava mi è venuto in mente che Teresa puntava molto sull'umanità di Cristo, no? Quindi Teresa, quando qualche teologo le diceva perché c'erano varie posizioni, no? Alcuni teologi che le dicevano: ma no, a un certo punto dell'orazione bisogna lasciare l'umanità di Cristo e invece intraprendere una strada di pura contemplazione staccata dall'umanità. Lei, diciamo, non ha mai accettato di lasciarsi convincere in questa posizione, no? E già nel libro della vita metteva a fuoco come l'umanità di qualche interferenza. Metteva a fuoco come appunto l'umanità di Cristo per lei fosse molto importante. Certamente si rivolge in modo di invocazioni allo Spirito, no? Però credo che per lei fosse tutta la vita, no? Tutta la vita indirizzata verso Cristo. Certamente, ad esempio, c'è una relazione in cui lei spiega, in cui lei ha la percezione della Trinità, di tutta la Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito, no? E questo cosa ci dice? Ci dice che Teresa, rispetto allo Spirito, almeno è la cosa che mi viene più in mente adesso, no? Rispetto allo Spirito, va nella direzione sempre della fraternità. Allora, per lei il Padre, il Figlio, lo Spirito sono una fraternità di comunione che poi diventa la fraternità, la nostra fraternità che possiamo fare tra noi, l'immagine della nostra comunione che possiamo fare tra noi nelle nostre piccole comunità sul modello della comunità trinitaria, della comunione trinitaria, no? Del Padre, del Figlio e dello Spirito, no? Di fatto il Figlio viene nel mondo e ci lascia, no? Ci lascia nell'Eucaristia e poi ci lascia il suo Spirito, no? Quindi per Teresa credo che questo spirito fosse comunque il generare sempre una vita nuova all'interno delle comunità, sul modello trinitario. Adesso dirle dei testi precisi non saprei. Certamente nei suoi testi c'è molta invocazione allo Spirito, no? Molta invocazione al Padre, al Figlio, allo Spirito, no? Come modello della nostra vita fraterna, della nostra vita anche di uguaglianza tra sorelle, no? Lei voleva nelle sue comunità uno stile di uguaglianza, soprattutto, non uno stile sbilanciato tra persone altolocate, no? Infatti
quando si assume, no, il fatto di assumere dei cognomi, no? Lei si chiama Teresa di Gesù, non Teresa de Omada, come era nella sua storia nobile, no? Quindi lei assume Teresa di Gesù e in definitiva vuole che le sue figlie assumano tutte un nome in modo che siano tutte uguali. Quindi anche questo credo che sia fonte di un'ispirazione dello spirito, di un modulo trinitario di vivere la vita. Poi magari ci saranno tanti altri testi, tante altre cose, ma questo approfondiremo successivamente. Bene, direi che è stata una serata molto interessante, a partire anche dalle domande forse provocate dalla relazione di Suor Michela. Come ha già detto, ci sono i foglietti con il ballo dell'obbedienza che potete ritirare, non ho capito se sono qui o in fondo. Anche qui dappertutto, benissimo, si è spostato nel ballo un po' di qui un po' di là. E vi diamo appuntamento tra un mese esatto, il 18 di marzo. Ci sarà Suor Miriam e il tema sarà vaccinati, siamo in tema, contro l'umor nero, la melancolia. Quindi al di là dell'attualità della formulazione del titolo, sarà un altro aspetto di Teresa che approfondiremo. E come tutte le volte chiudiamo con il canto della Salve Regina. Filippo lo sa.